In città, nell'edificio che fa angolo tra via Cadorna e via Croce Rossa, la SST Lariana sta predisponendo degli spazi per poter accogliere eventuali senza tetto che avessero bisogno di svolgere un periodo di quarantena. Di fatto, dei locali da adibire a soggiorno per persone senza dimora che dovessero aver bisogno di temporaneo isolamento. Nel momento in cui diventasse necessario attivare la struttura, il personale di supporto verrà assicurato dalla rete della grave marginalità e in particolare dalla Caritas, mentre la Croce Rossa Italiana del Comitato Locale di Como garantirà le prestazioni di competenza. La Giunta Comunale ha già deliberato il sostegno economico che verrà garantito attraverso l'assessorato ai servizi sociali. Si tratta di una soluzione necessaria a salvaguardia degli ospiti delle strutture, degli operatori e della città intera. Del resto, già nei giorni scorsi, con l'intento di ridurre il rischio espositivo, si era messo in moto il meccanismo per estendere gli orari nei dormitori e per la distribuzione dei pasti. La comunicazione è arrivata direttamente dal sindaco di Como, Mario Landrescina, che ringrazia tutto il gruppo di lavoro e in particolare la SST Lariana. Un grazie sincero alla preziosa disponibilità del direttore generale e ai suoi collaboratori, ha detto, per l'indispensabile supporto a favore non soltanto delle persone che hanno più bisogno, ma di fatto nell'interesse dell'intera comunità. E un grazie, conclude, a quanti altri hanno agevolato e sostenuto questo percorso.